Buongiorno Gabriella e Cristian, siamo gli amici del team del progetto Policoro di Campobasso Boiano, della diocesi di Campobasso Boiano, che ci presenta un altro dei progetti che loro portano avanti, ne portano avanti tanti e anche con soddisfazione, adesso li conosceremo, però adesso parliamo dell'ultimo, del Policoro Youth Contest, un contest quindi una piccola competizione. Qual è il fine? Il lavoro per i ragazzi. La diocesi di Campobasso Boiano, e sappiamo benissimo che questo argomento sta nel cuore del vescovo Bregantini, punta molto sul lavoro, lavoro concreto per i nostri ragazzi. Parliamo di questo contest? Sì, grazie Antonella per averci ospitato. È un contest, quindi è una gara per premiare la migliore idea imprenditoriale giovanile della nostra diocesi. Parliamo ai giovani, quindi che hanno un'idea di impresa, un'idea che sia sostenibile dal punto di vista economico, ambientale e sociale, quindi che abbracci i valori del bene comune, che sono i valori del lavoro. E possono partecipare giovani che hanno idee oppure società o ditte individuali aperte da non più di 24 mesi. Nel caso di società, la metà dei soci deve avere un'età tra i 18 e i 35 anni. Quindi ribadiamo bene l'età, il target, giovani. L'età giovani, quindi o giovani che hanno un'idea, che vogliono aprire un'attività, giovani tra i 18 e i 35, o società che al loro interno hanno metà dei soci di questa fascia. E la fascia di riferimento è 18-35. 35. Deve essere sì. Il 50% di un gruppo oppure devono essere singoli giovani di questa età. Benissimo, sì. Avete parlato di contest, quindi prevederà un premio? Certo, ben due premi. Il primo premio è un contributo a fondo perduto di 1.500 euro da parte del progetto Policoro e il secondo premio è la consulenza gratuita per uno sviluppo di impresa e ricerca di finanziamenti da parte della società di consulenza Sofia, Soluzioni Finanza Agevolata di Campobasso. Quindi un avvio del progetto vero e proprio, un sostegno potente sul loro inizio di lavoro, ma devono fare qualcosa di particolare per concorrere? No, concorrere è molto semplice, basta semplicemente dimostrare l'interesse di voler partecipare inviandoci il formulario e i documenti con le varie questioni burocratiche per gestire la privacy entro il 15 di ottobre, quindi per chiedere di poter partecipare, dove in questo formulario ci spiegano qual è brevemente qual è la loro idea e chi sono. Dopodiché noi verificheremo insieme ad un gruppo di esperti, verificheremo l'idea che in breve ci hanno espresso e richiederemo, quindi una volta approvato la loro intenzione di partecipare, richiederemo di inviarci un business plan, quindi brevemente una descrizione di come intendono fare impresa e un video pitch molto breve di pochi minuti, ossia un breve video dove loro si presentano a noi e presentano la loro idea. E per fare questo dal momento della nostra approvazione avranno 21 giorni di tempo. Perfetto, allora Cristian, ti interrompo, voglio chiarire questa cosa. Intanto per intraprendere questo percorso e quindi entrare in una valutazione devono semplicemente mandare la loro idea progettuale. La stesura di un piano un pochino più articolato avviene in un secondo tempo. In un secondo momento, sì. Oh, siccome io so un po' dal panorama che mi trovo a guardare, no, sotto i miei occhi, che spesso i ragazzi hanno paura di esporsi, pensano sempre di non essere all'altezza di presentare un progetto di lavoro, penso che sia questa l'occasione per incoraggiarli e spiegare che non è così. No, assolutamente, è un contest per i giovani fatto per loro, quindi quello che noi chiediamo è una breve descrizione dell'impresa e poi il business plan deve essere scritto da loro, quindi non chiediamo
degli iscritti tecnici commerciali, ma una volta che sarà premiato la migliore idea, noi aiuteremo, accompagneremo questo giovane. Quindi l'iniziativa è proprio volta a incentivarli, a dare fiducia, a accompagnare loro in un percorso di protagonismo, che è un po' la nostra vocazione. La vostra mission. Allora, io voglio concludere quindi con l'appello ai ragazzi. Approfittate di questo contest, lo trovate sicuramente, io ve lo ripeto, Policoro contest. Basta che scriviate Policoro contest Campobasso Boiano sul motore di ricerca e troverete tutti i dettagli. C'è la pagina Facebook del progetto Policoro di Campobasso, il modo per raggiungerli lo trovate sicuramente. Non abbiate timore, buttate giù la vostra idea. Non viene valutata la forma, viene valutata l'idea, e poi piano piano quest'idea verrà strutturata e ci sarà l'accompagnamento giusto. In bocca al lupo a tutti i giovani, partecipate, non tiratevi indietro, e soprattutto, se siete d'accordo con me, non lasciatevi sempre condizionare dalle famose idee del tipo tanto si sa chi deve lavorare. Se noi non partecipiamo e non giochiamo il nostro biglietto, non avremo mai la possibilità di vincere e quindi di realizzare i nostri sogni, è giusto? Esatto. In bocca al lupo a tutti. In bocca al lupo. Grazie. Anche a voi, grazie di tutto e alla prossima. Grazie Antonella. Grazie, alla prossima. Ciao. Ciao.